How does it work? Giorno andiamo, ne fa sempre un grande mistero, io mi non arrabbio, sempre, non sempre, quasi sempre io mi arrabbio perché voglio sapere tutto sempre e poi sono estremamente curiosa, andrò a cercare su internet tutto, però devo dire che ogni volta che poi effettivamente arrivo nel luogo che dobbiamo visitare rimango talmente sorpresa, ma talmente affascinata dal luogo che visitiamo che dico vabbè, aveva ragione lui. No, c'è una bellezza nel non conoscere, di non sapere cosa sta andando a vedere. Di non essere mai stati. Di non essere mai stati, non aver neanche mai visto le foto. Sì. Perché si rimane stupiti e affascinati, come un po' si era affascinati in tempo antica a vedere delle cose, quando non c'erano immagini, raffigurazioni, foto, video. Pensa al fuoco che bruciava eterno. A Olimpo, quello doveva essere assurdo. Tacht el-Sulayman è un sito antichissimo, di epoca Achemenide, quindi all'epoca di Dario, prima ancora di Alessandro Magno, ed era una città sacra, una delle città più sacre, se non la più sacra, per il mazdeismo, per la regione zoroastriana. E scoprirete perché. Perché la regione zoroastriana era composta da quattro elementi fondamentali, ovvero la terra, l'aria, il fuoco e l'acqua. E possiamo dire che Tacht el-Sulayman, che vuol dire letteralmente trono di Salomone, che è stato il nome che hanno dato i Sassanidi nella speranza di non farsi distruggere il sito, perché Salomone era biblico e anche contenuto nel Corano, era un modo per non farsi distruggere il sito durante l'invasione araba e islamica nell'VIII secolo. Come sia possibile che questi quattro elementi sono presenti oltre queste mura. Adesso vedrete come questi quattro elementi sono pazzescamente integrati in questa cittadella, questa fortezza, questo sito sacro, che quando sono venuto in Iran la prima volta in moto è stato uno di quelli che mi ha affascinato di più in assoluto di tutto l'Iran. E adesso vi facciamo vedere. Questa è la cinta muraria, con c'erano templi e successivamente moschee di praticamente tutte le religioni che sono passati qua anche i romani, o meglio i bizantini, durante l'invasione di Eraclio I nel VI secolo. Ricordatevi, i bizantini non esistono, sono persecutori dei romani che sono sopravvissuti alla caduta dell'impero romano d'occidente e hanno continuato le guerre contro i sassanidi per altri secoli sotto forma dell'impero romano d'oriente. E adesso ci avviciniamo a quello che era il cuore di Tacht el-Sulayman e vi facciamo vedere. È un bacino. È un bacino, allora, naturale o artificiale? Non è per niente artificiale. Sulla sommità della collina di Tacht el-Sulayman, di questo sito, che era tutta circondata di mura, c'è questo che sembra un lago, ma in realtà è un pozzo artesiano, profondo 100 metri, come quello ormai chiuso, estinto, diciamo, della prigione dei demoni, o della prigione di Salomone, e fa sgorgare acqua a 37 gradi centigradi, perché qua sotto, essendo una zona super vulcanica, l'acqua è tiepida tutto l'anno, ed inverno è un posto magico perché è tutto coperto di neve, ma l'acqua non si ghiaccia mai e continua a fluire, e fuma e continua a fluire dalla montagna. Questo è un posto assurdo. Si vede anche la prigione. Vedete tutte le strutture che erano soprattutto templi, perché era un luogo sacro soprattutto per la religione zoroastriana, per cui i sovrani sani venivano qua, si flagellavano, si umiliavano prima di entrare nel Tempio del Fuoco, perché questo era il posto più sacro in assoluto. Ma non era una città vera, non c'era un villaggio all'esterno, cioè certo c'era qualcosina, era semplicemente una città cerimoniale in questo paesaggio spettacolare con vette a 3000 metri tutto intorno. E siamo a un'altitudine di 2200 metri. Wow.
no. Colore. Quindi questo sito è stato usato ininterrottamente in realtà per molto più di 1000 anni, perché è stato quasi 2000 anni in realtà, 1800 anni, forse anche di più, che è stato usato quindi per primo dagli Achemenidi, poi dai Parti, dai Sassanidi di epoca zoroastriana, c'è stata l'invasione romana, dopo sono arrivati anche l'invasione islamica nell'VIII secolo ed è stato usato anche dagli Ilkhanidi, cioè dai Mongoli, nel 1300, nel 1200, 1300. E alla fine è caduto in disuso e sotto, dopo l'invasione timuride, quindi quella di Timur lo Zoppo, come ce lo ricordiamo, fino di fatto alla fine del XIV secolo. Ed è un posto fantastico. Qua c'era il palazzo reale e noi invece stiamo andando verso quello che era il Tempio del Fuoco, dove c'erano tutte le pratiche religiose di questi uomini vestiti completamente di bianco, che erano i sacerdoti della religione zoroastriana, che tuttora esiste in Iran, anche se tantissimi, soprattutto durante l'imposizione dell'Islam sciita nel XVI secolo da parte dei Safavidi, ha lasciato l'Iran e si è trasferita in India, cui la più grande comunità è a Bombay, che praticano ancora la religione zoroastriana, tra cui la mia collega quando lavoravo in India, Zera, era di etnia Farsi, aveva la famiglia, infatti aveva tratti somatici completamente diversi, e loro erano ancora zoroastriani. Fra l'altro è estremamente difficile, non ti puoi convertire al mazdeismo, ma sei obbligato ad avere entrambi i genitori zoroastriani per poter diventare zoroastriano. Quindi lo sei dalla nascita, a differenza di religioni universali come l'Islam o il cristianesimo, o di fatto in realtà l'ebraismo, dove basta avere la madre di religione ebraica. Adesso stiamo entrando nel Tempio del Fuoco, che è di qua. Rispetto alla prima volta che l'ho visto nel 2017, hanno rifatto, sistemato tutto il pavimento perché era ancora distrutto. Questo è quello che rimane. Certo, non è tantissimo, però la cosa bella è che se uno sa la storia, sa cosa c'era qua, si riesce a far parlare anche queste pietre, questi mattoni. Sono i resti degli archi che sostenevano le volti a botte, che andavano a formare una forma cruciforme, perché ha forma cruciforme questo Tempio del Fuoco. Certo, l'architettura persiana non è mai stata, fino in epoca musulmana, ilkhanide e più tardiva nel Medioevo, estremamente graziosa, elegante dal punto di vista delle forme. Sono forme pesanti, dettate anche dal fatto dei materiali che si usano. C'era tantissimo utilizzato l'adobe, quindi i mattoni essiccati al sole e la pietra. Certo, non hanno quelle colonne slanciate che avevano i romani nell'architettura classica, ma questo era dovuto anche a dove era situato il luogo e soprattutto la cultura locale. Ci stiamo dirigendo dietro quello che era il Tempio del Fuoco a vedere il portone nord, Gate North. Ormai, leggendo guide, storia in inglese, per me è anche difficile ogni tanto tradurre tutti, cioè pensare alla storia in italiano, soprattutto perché di questi posti c'è scritto veramente pochissimo è stato tradotto, forse perché in Italia ormai siamo focalizzati tantissimo sulla storia nostrana, giustamente sull'ambiente mediterraneo, invece britannici, per motivi naturalmente imperialisti durante il corso del XIX secolo e XX secolo, e anche soprattutto i tedeschi, hanno sempre avuto questa fascinazione per il mondo orientale e quindi si trova tantissimo in altre lingue. Qua si vede anche come sono state rimaneggiate parti della struttura della città, per esempio l'arcata è di epoca ilkhanide e lo si vede soprattutto dalla classica forma quasi a sesto acuto, piuttosto che la classica a tusto sesto che caratterizzava le strutture di epoca sassanide. Là è dove abbiamo dormito, nel paesetto, e dietro c'è la prigione di Salomone o la prigione dei demoni. Come stavo raccontando a Francesca, qua non ci viveva il sovrano, come avevamo detto all'inizio, ed era soprattutto una città cerimoniale, quindi ci vivevano veramente pochissime persone, sacerdoti, cioè quelli che possiamo chiamare sacerdoti. Una cosa invece molto bella era il fatto che venissero qua per il Nowruz, che è il capodanno persiano, che tuttora è il capodanno persiano, nonostante abbia radici, possiamo dire, pagane, cioè di epoca zoroastriana, e viene fatto il 21 di marzo, cioè con l'arrivo della primavera, che è il capodanno ufficiale anche in Iran quando inizia il loro calendario. E giusto per ricordarvi che noi non siamo qua nel 2022, ma siamo in Iran, come c'è scritto sui nostri visti e sul nostro passaporto, nel 1401. Cosa
L'America non è ancora stata scoperta. Siamo in pieno medioevo. Siamo ancora, possiamo dire, nel basso medioevo, alla fine della parte del basso medioevo. La guerra dei cent'anni non è ancora finita. Giovanna d'Arco non ha ancora rotto le palle agli inglesi e non è ancora stata messa sul rogo. Col cibo in mano, per l'agilità. Io mi sono appena nascosta in un cunicolo e mi ha anche trovato. Su un parco, come fanno tutti gli iraniani. Guarda che visuale da qua. Siamo davanti al mausoleo di Olieutu, principe mongolo che nel 1313 si è fatto erigere questo bellissimo mausoleo ed è ancora qua. Prototipo del Taj Mahal e di tante altre bellissime cose in giro per l'Asia. Ho fatto un podcast su questo, ve lo mettiamo nel link in descrizione e adesso andiamo dentro a vederlo. Dovrei parlare a lungo di questo posto, ma visto che ho fatto sto caschio di podcast e ci ho perso decine di ore, o vi ascoltate quello o non sapete niente. Ma diciamolo anche tutta, questo podcast non è solo sul Sultani e su Alamut. No. Ma cosa c'è dentro questo podcast che lo rende così interessante? È la storia di viaggio all'interno con la Jeep. Con la qua. Cosa. Tua Jeep, la Sì, con la mia Jeep, con la cosa, perché non ha un nome. Stiamo salendo gli ultimi gradini, così vedrete le belle cose. Hai detto 1315, epoca Ilkhanide, quindi in realtà costruito dai mongoli in epoca mongola. I dominatori erano mongoli, ma l'opera persiana. Sto tipo non si ricorda, ma io che mi ricordo buono. Io mi ricordo di aver parlato con lui. Questo qua. Thank you.
una macchina per farmi una foto mi ha tagliato la strada. Per un millimetro non sono finita nel fosso. Amedeo, che era dietro di me, ha visto tutto e come qualsiasi persona terrorizzata di quel che un gesto stupido avrebbe potuto provocare, li ha fermati per dirgliene quattro, ma loro, invece di scusarsi, l'hanno scaraventato giù dalla moto con una sportellata. Io non ci ho visto più. Amedeo! You almost I film it! Go! 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 Like this! With the motorbike! That you almost kill her for a picture! Tiriamo su, Amedeo! Ci aiuta, tutti benvenuti e poi nessuno ti aiuta. Io ho l'ernia, non ho voglia. Can you help? Thank you. Help you. Thank you. La violenta caduta a terra della moto ha storto il manubrio. Vediamo se il manubrio torna dritto. Ok. Stai andando a vedere che quartiere, chi non c'era in questo quartiere. Matti, pazzi e tutto il resto. E oggi andiamo nelle vallate vicino ad Alamut a vedere i castelli degli assassini, perché non è solo uno, sono di più.